La classifica parla chiaro, 13 sono i punti di distacco e notevole è il divario tecnico, ma come sappiamo il derby, perché sì, da molti è definito un derby, è una partita a sé dove la nostra amata sfera è più che rotonda. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sport City, si affrontano due colonne portanti della Lega Calcio 8, ovvero Golbet e Bacci Immobiliare. Per molti potrà essere solo una partita, per altri è molto di più. È il caso, per esempio, di Mauro Morezzi, che riabbraccia questa sera, per l'arco di questi 50 minuti, la sua ex famiglia, di cui lui stesso era la stella più luccicante. Sinistra. Giocatore molto mobile. Morezzi prova la conclusione. Poi Tubani va con il sinistro. Pallone che bacia il palo ed entra in rete. Si sblocca subito l'incontro con il solito Andrea Tubani, che con il suo piede sinistro, quello non preferito, infila il portiere Tordella e fa 1-0. Morezzi, Galassi tra le linee, Tubani larga a destra, Galassi si libera, va con il sinistro. Un altro bellissimo gol della Golbet, questa volta la rete del numero 10, ovvero Tiziano Galassi, 2-0 al quinto minuto. Vita Placido. Capisce tutto Tubani, che con il tacco passa la sfera agli avversari che spingono sulla sinistra. Il pallone è ancora dentro per Paresce, che spizza solo. Non quel basta per far del male ad Opara. Sulla sinistra, pallone messo in mezzo. Può arrivare Morezzi, che calcia altissimo. Tubani prova a passare, vince un rimpallo, va con il sinistro. Ancora il numero 7. Mentre è aumentata l'intensità della pioggia, ci pensa Tubani a portare la partita sui binari giusti, siglando la rete del 3-0, doppietta personale per il numero 7. Placido va con il destro, Opara gli nega il gol. Un po' barcollando quest'anno. Adesso Tubani con il tacco, prova a servire Stornelli che va con il sinistro, si oppone. Ottima la risposta di Tordella. Per la formazione che conduce per 3 reti a 0 qui al Circolo Sport City, il colpo di tacco di Stornelli ha cercato il gran gol. È stato sfortunato qui il numero 1 di Cencetti. L'anno scorso due sono state le sconfitte per quanto riguarda la Bacci Immobiliare contro la finalista della Lega. In entrambe le gare ha segnato proprio Mauro Morezzi, che adesso serve un ottimo assist a Stornelli. È bravissimo però Tordella. Mette il pallone fuori Tombesi. Il direttore di gara dà un'occhiata all'orologio. Triplice fischio. La Golbet calcio 8 vince e convince. Soprattutto continua a non prendere gol. Continua la sua fuga in vetta alla classifica. Vince quindi nettamente per 3 reti a 0 sulla Bacci Immobiliare. Tutte e tre le reti segnate, due da Tubani e una da Galassi nel primo tempo di gioco.